Siamo nel backstage Trucco e Parrucco, questa sera c'è molto lavoro non soltanto per il concorso, per le Miss della Bella d'Italia, ma anche per quanto riguarda il trucco sposa per la sfilata che vedremo più tardi. Sì, stiamo in tutti i modi rendendo ancora più belle queste bellissime ragazze, tanti colori. Quello che andiamo ad effettuare in questo momento è un trucco da sera per questa splendida ragazza. E vediamo un pochino la riuscita di questo bellissimo evento. Sicuramente andrà tutto bene, tanta tensione, ma tanto divertimento anche. Siamo a Montesilvano, centro commerciale Porto Allegro, la prima volta che la Bella d'Italia arriva qui. Immagino avrai preparato qualcosa di molto particolare per questa sera. La prima volta che arriviamo a Porto Allegro, la seconda volta nel 2017 che siamo a Montesilvano, uno spettacolo ricco di sorprese e poi attinente soprattutto al Natale, vi stupiremo sicuramente in passerella. Con Lisa, Greta, Miriam, Ilaria, quindi abbiamo due Ilaria, e Benedetta. So che sono prontissime e so anche che darete un tocco di energia particolare a questa serata, quindi vi lascio con la Lily Fashion Dance. Lei è Emma Carfagnini! Buonasera cara Emma, prima volta a Porto Allegro, ancora una volta le ragazze ti hanno seguito, visto che c'è un bel numero di ragazze, una più bella dell'altra, che ci attendono qui dietro le quinte, bel pubblico come puoi vedere, insomma una bellissima accoglienza, vogliamo fare un saluto a tutti quanti loro. Ben arrivati a tutti, io ringrazio tutti gli sponsor, soprattutto le new entry che mi hanno accolto a braccia aperte, ringrazio il direttore di Porto Allegro, tutti i negozianti, gli amici e niente, auguro a tutti una buona visione. Ogni regione ha la sua Bella d'Italia, noi abbiamo la Bella d'Italia d'Abruzzo che è andata anche in finale alla Bella d'Italia nazionale, ve la facciamo conoscere perché è stata incoronata quest'estate proprio qui a Montesilvano a Viale Europa, la Bella d'Italia d'Abruzzo è Letizia Piscella! Ed è per me, guarda, sono emozionata ogni volta che ti presento perché Letizia, come ho detto poco fa, ha vinto la finale regionale quando eravamo a Montesilvano quest'estate, poi ha affrontato chiaramente la finale nazionale. E Letizia, raccontaci un po' l'esperienza in tour con noi qui in Abruzzo e poi cosa è accaduto di bello all'interno della finale nazionale. Un'esperienza piena di emozioni, soprattutto tante emozioni, gioie, ansie, ma poi essere proclamata la Bella d'Italia Abruzzo è stata un'emozione unica, indescrivibile e soprattutto inaspettata, dove si fanno tante amicizie, si creano legami, che io parlo al di fuori con le ragazze che ho conosciuto alla Bella d'Italia, esperienza che consiglio, veramente unica. Vogliamo chiedervi il nome, ovviamente. Aurora. Jessica. Grazie, Aurora e Jessica.
e do il benvenuto alle nostre ragazze, cominciando dalla numero 1, Alessia Pipino. Alessia, 17 anni, di Castel di Sangro, sogna di diventare una indossatrice. Numero 1, Alessia Pipino. Numero 2, Vittoriana Cacciatore. Vittoriana, 18 anni, di Pescara, sogna di diventare una criminologa. Numero 2, Vittoriana Cacciatore. Numero 3, Rebecca Stefania. Rebecca, 16 anni, proviene da Bolognano, vorrebbe diventare una poliziotta con la passione del canto. Numero 3, Rebecca Stefania. Numero 4, Isabella Federico. Isabella, 19 anni, proviene dall'Aquila, vorrebbe diventare una psicologa. Numero 4, Isabella Federico. Numero 5, Ludovica Capannolo. Ludovica, 19 anni, proviene dall'Aquila, sogna di lavorare in un museo. Numero 5, Ludovica Capannolo. Numero 6, Stefania Di Cesare, 26 anni, proviene da Montesilvano e vorrebbe e lavora in realtà come insegnante. Numero 6, Stefania Di Cesare. Numero 7, Giulia De Angelis, 18 anni, di Casalincontrada, sogna di diventare personal trainer. Numero 7, Giulia De Angelis. Numero 8, Beatrice Ricci, 19 anni, di Chieti, vorrebbe fare la fotografa e lavorare nel mondo dell'arte e dei musei. Numero 8, Beatrice Ricci. Numero 9, Sara della Quercia Peracchia, 15 anni, di Atri, sogna di poter diventare una fotomodella. Numero 9, Sara della Quercia Peracchia. Numero 10, Maria Rosaria Iengo, 15 anni, proviene da Popoli, anche per lei il sogno di calcare le passerelle e diventare una fotomodella. Numero 10, Maria Rosaria Iengo. Numero 11, Alessia Pellegrini. Alessia, 21 anni, proviene da Atri, sogna di lavorare nel mondo del fitness. Numero 11, Alessia Pellegrini. Numero 12, Federica Micantonio, 22 anni, dall'Aquila, Federica sogna di fare l'estetista. Numero 12, Federica Micantonio. Numero 13, Inahi Rodriguez. Inahi, 20 anni, di Castel di Sangro, vorrebbe diventare assistente di volo. Numero 13, Inahi Rodriguez. Numero 14, Camilla De Berardinis, 14 anni, di Montesilvano, Camilla sogna di diventare una modella. Numero 14, Camilla De Berardinis.
ha 18 anni e proviene da Avezzano. Sogna di diventare una cantante. Numero 15, Cristina Pegatilli. Le ragazze sono ancora qui dietro, ma non hanno sentito il vostro applauso però. Adesso la votazione è conclusa, quindi Emma insieme ad Antonella ritireranno le schede dei nostri giurati, andranno a fare chiaramente la sommatoria dei voti e della prima uscita e della seconda, e chiaramente poi procederemo a nominare non solo la Bella d'Italia di questa sera, ma anche le altre fasciate, le altre premiate. La salsa cubana a cura di Lily Fashion Dance. Finale, prima della premiazione, Claudio Torres. Grazie.
di me. Il premio ragazza, o meglio ragazze Gold Air, Alessia Pellegrino e Federica Micantoni. Prego ragazze, raggiungete il centro, così la fascia la potete tenere tutte e due o infilare, no, facciamola tenere così, facciamo fare la foto insieme a Cinzia e ad Antonietta dai nostri partner fotografi e chiaramente dal nostro Ivan in regia. Ragazza, prima pagina di questa sera, Inahi Rodriguez. Mettetevi al centro. Cara Simona, mettiamo la fascia in Inahi. Non ho sentito l'applauso però, ecco. Giriamoci davanti ai fotografi e davanti al cameraman. E la nostra ragazza Sun Action è Isabella Federico. Complimenti ad Isabella, la nostra Tattoo Girl. Mettetevi al centro ragazze, mettete, io vi lascio lo spazio al centro, un po' più a sinistra, al centro, davanti, ok. Ragazze, per la premiazione in generale, per favore, centrali perché lo spazio è pochino. Ragazza DFA di questa sera, Sara della Quercia Peracchia, e complimenti a Sara. Ragazza DFA, questa azienda di trasporti di Monte Silvano che ci segue imperterriti, ci seguono i nostri amici e giustamente premiano la ragazza DFA di questa sera, Sara della Quercia. Io mi sposto per chiamare la ragazza Sapore di Mare, questa sera è Vittoriana Cacciatore. Complimenti a Vittoriana, foto ricordo insieme ad Antonella e per sia per le telecamere che per i nostri fotografi. Ragazza testone è Rebecca Stefania. Al contrario, così al centro e foto ricordo con Stefania Rebecca in modo che lei vincitrice della fascia ragazza testone. Marina, io mi sposto così lasciamo il posto alla ragazza VS che è Maria Rosaria Yengo. Complimenti a Maria Rosaria, ragazza VS, attenzione perché qui siamo al quarto posto, quindi dopo inizieremo la premiazione del podio, ma ottimo piazzamento per Maria Rosaria, ragazza VS. Ragazza Essenza, terzo posto di questa sera, e poi il pubblico ogni tanto si potrebbe anche far sentire, Camilla De Bernardinis, terzo posto, ragazza Essenza. Complimenti alla nostra Camilla, questa sera conquista una fascia importantissima. Aspetta.
vi aiuto perché si è solo incastrato in... ecco qua, ferme lì dove siete, facciamoci immortalare per questa premiazione. Grazie, secondo posto di questa sera, piazzamento d'onore, e che onore, Alessia Pipino. Complimenti ad Alessia, secondo posto, ragazza come in una favola, riceve il nostro bouquet speciale e foto con Roberta Ruggeri dell'omonimo outlet. Siamo pronti, Davide, con la musica? Siamo pronti, sì. Voglio un applauso per la bella d'Italia, Porto Allegro, questa sera è Christine Fegatilli. Complimenti a Christine, raggiunge il primo posto, bella d'Italia, Monte Silvano, premiata con la coroncina dalle nostre due splendide belle d'Italia, fascia del nostro presidente di giuria e chiaramente mazzo di fiori della nostra bellezza. Mettiti pure vicino per fare la foto. Lo rifacciamo questo applauso? Bella d'Italia, Porto Allegro, Christine Fegatilli conquista il gradino più alto. Se i nostri fotografi sono pronti e hanno già immortalato, benissimo. Noi ci siamo dilungati, ahimè, un pochino con l'orario, ma insomma cerchiamo di dare spettacolo a tutti gli effetti e speriamo di avervi offerto soprattutto una serata spensierata, diversa, fatta di tante piccole gocce di spettacolo. Da parte mia, Fiorenza Quadraro, vi do appuntamento per la prossima tappa della Bella d'Italia, che sarà a sorpresa, benissimo, dovete seguirci sulla pagina Facebook La Bella d'Italia Abruzzo. Io invece vi aspetto in TV, canale 37 del digitale terrestre, 870 di Sky, il 21 tutto il giorno dalle 9 a mezzanotte e il 24 vigilia con me, mentre Antonella Gravidi vi aspetta il 22 e il 23, sempre su HSE24, che ringraziamo per averci dato l'opportunità di essere qui a Monte Silvano. Da Fiorenza Quadraro a tutti voi, buon proseguimento di serata, ci vediamo alla prossima, ciao Monte Silvano! Siamo qui a Porto Allegro e vi vogliamo far conoscere le splendide ragazze che oggi hanno conquistato la fascia, quindi un passo in più verso la finale regionale. Sono meravigliose, una battuta a testa per farvi vedere la loro bellezza e il loro splendido sorriso. Cominciamo con un pari merito, era aspettata questa fascia? No, assolutamente no. E come ci si sente? È emozionante, poi è la prima volta, quindi non me l'aspettavo. È vero, prima partecipazione, mentre per te? È la seconda, quindi non me l'aspettavo nemmeno io, è stata una bella sorpresa e sono felice comunque. Anche noi per voi, ragazze, in bocca al lupo per la prossima. E noi passiamo oltre, la nostra Inahi, anche per te una battuta al volo, quando senti il tuo nome che cosa si scatena? Non lo so, non so spiegare. Però è sempre un brivido. Sì, molto bello. Sono contenta per te, in bocca al lupo per la prossima. Questo è un altro gradino che si aggiunge alla scalata verso la finale regionale. Grazie a te. E ancora un'altra new entry, per la prima volta con noi alla Bella d'Italia e per la prima volta fasciata. Allora, raccontaci un pochino che cosa hai vissuto, se c'è ansia mentre si aspetta la premiazione. Molta emozione, molta ansia lì sopra nel camerino, tante risate, tanto divertimento. È stato bellissimo, emozionante e sono molto contenta che prima volta che sfilo e già ho vinto una fascia. Esatto, hai raccontato benissimo quello che accade nel backstage e poi qui sulla passerella. Grazie, in bocca al lupo anche per te per le prossime. E qui abbiamo la nostra Tattoo Girl, ormai veterana, prendiamo le fasce, sorridiamo, però non ci si abitua mai, giusto? No, è sempre comunque un'emozione bella, c'è tanto divertimento e è bello proprio l'ambiente, soprattutto grazie a Emma.
Brava, hai detto una cosa bella, l'ambiente giusto in modo che tutto diventi un gioco e si fa più piacevolmente. Grazie, in bocca al lupo anche a te, al tuo bel sorriso. E siamo in compagnia di Vittoriana, ormai permettetemi di conoscere i nomi delle persone che vengono premiate sempre, perché vuol dire che questa bellezza si ripete e chiaramente piace ai nostri giudici. Allora Vittoriana, commento a caldo, ormai non so più cosa chiederti perché ogni volta c'è una fascia, quindi dici tu, quella che è l'emozione più bella che vivi quando ricevi la fascia? L'emozione più bella è quando senti il tuo nome e non te l'aspetti, e soprattutto stare insieme alle altre ragazze, che comunque è come una famiglia. Venire qua è un'esperienza sempre bellissima, e prendere le fasce è un'emozione bella, però mai quanto la nuova amicizia che si concretizza durante questa serata. Sì, esattamente, hai detto una cosa molto molto bella, cara Vittoriana, non un concorso ma un senso di socialità fra tutte voi, e questa è una cosa veramente importante. Grazie, in bocca al lupo, facciamo la scalata, dobbiamo arrivare al primo posto. Grazie a Vittoriana, e passiamo in questo caso a Alessia Pipino, anche per lei nome e cognome impossibile da dimenticare, perché ormai Alessia anche per te siamo abituati alle premiazioni, quindi ti chiedo una cosa diversa, cosa si vive durante la preparazione? Sai, il backstage, il cambio di abito, qual è diciamo l'emozione che si sente di più? L'ansia della prestazione o il divertimento? Dici, raccontacelo un po'. Per me c'è sempre un divertimento comunque con le ragazze, perché si forma un'amicizia bellissima, assolutamente, quindi l'ansia sì, però le prime volte, dopo in scioltezza, così come in scioltezza vinco le fasce, insomma, sì, no? Sì. Alessia, anche per te bisogna fare la scalata, raggiungere il primo posto, oggi piazzamento d'onore comunque è pur sempre una bellissima soddisfazione. Grazie, in bocca al lupo. E adesso arriviamo alla bella d'Italia, sto per presentarvi Cristina Fegatilli, bella d'Italia, Porto Allegro, come ho detto già alle tue colleghe, ormai non solo veterana della fascia ma veterana del primo posto. Cristina è stata anche bella d'Italia regionale, però ti rimetti in gioco, ecco, questo è un senso di umiltà che ti appartiene e ti fa davvero onore, cara Cristina. Grazie mille, l'umiltà. A me questo concorso piace tantissimo e quindi io lo rifarò quando... Sì. Perché ti piace tantissimo? Diccelo. Perché ho imparato che comunque sia la competizione non serve, e che siamo tutte amiche, e che ho conosciuto tante amiche e mi sono fatta tanti anche altri amici, fotografi, quindi è molto molto bello. Che devo dire, con questa splendida dichiarazione, splendida e scintillante come te, io approfitto per fare gli auguri di buone feste agli amici di Video S, che trasmette bellezza, e che bellezza. Cari amici, ci vediamo alla prossima, intanto gustatevi i nostri video, ci vediamo subito dopo Natale per la bella d'Italia. Buone feste a tutti.